Avete, immagino, analizzato un po' a caldo questa brutta prestazione, insomma, quali sono le prime considerazioni, le prime riflessioni? Che abbiamo fatto una partita brutta, ci può stare, ma l'abbiamo toppata completamente questa partita. Chiaramente complimenti al Crotone, che è una bella squadra, però questa sera l'abbiamo fatta apparire veramente super. Merito loro, ma anche molto del merito nostro, perché probabilmente non ci abbiamo capito niente. Arriva questa prestazione al culmine di una settimana che è stata un po' difficile in termini di punti e anche di una escalation di prestazioni che è stata, diciamo così, discendente. A Cittadella c'era stata qualche traccia, oggi purtroppo no. Perché secondo lei? Ma non lo so, questo poi sta al mister analizzare la partita con i ragazzi e capire dove si è sbagliato. È chiaro, è evidente che qualcosa si è sbagliato, perché se no il risultato sarebbe stato diverso, però sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto di troppo, e quindi adesso il mister con il suo staff e i ragazzi analizzeranno quello che è successo e prenderanno le contromisure. Lei è stato sorpreso dal fatto che la difesa sia stata completamente cambiata e che poi nell'intervallo sia uscito il giocatore di maggior talento in attacco come Galano? No, sorpreso no, anche perché ci sono state tre partite in una settimana, quindi Galano sicuramente è stato un cambio, credo, per dargli un po' di respiro, perché insomma ha giocato tutte e tre. Credo sia stato fatto per questo, però io non voglio entrare nel merito dei cambi, perché non faccio l'allenatore, però è evidente che qualcosa oggi non ha funzionato, perché se con Lentella siamo partiti subito un pochettino, anzi diciamo che in queste cinque partite siamo sempre partiti a rincorrere, però poi abbiamo fatto delle buone gare, anche a Salerno abbiamo ripreso la partita e poi abbiamo preso due gol così, però ci sta una partita sbagliata. Mi auguro che i ragazzi si riprendano presto, anche perché abbiamo subito una partita molto importante per tutti, per i giocatori, per noi, per la tifoseria, una partita sentita, e quindi bisogna metterci qualcosa in più. Ecco, la partita di Ascoli è una tappa delle tante o è già uno snodo cruciale per la stagione del Pescara? No, è una tappa delle tante, ma sicuramente è una tappa importante per quello che rappresenta la partita, il derby Pescara-Ascoli, perché comunque sapete tutti che da tutte e due le parti è una partita molto sentita. Presidente, l'ultima le chiedo due domande in realtà. Uno, il fatto che la curva comunque abbia applaudito la squadra. Due, le parole quello di ieri di Fiorillo, se è rimasto sorpreso da quelle parole. A lei. No, non sono rimasto sorpreso, perché sono cose che penso anch'io. Quello che mi ha fatto piacere oggi è la curva, perché la curva ha sostenuto la squadra 95 minuti, l'ha chiamata sotto la curva e probabilmente l'ha continuata. Io non, poi sono sceso sotto, non ho visto, però ha continuato ad incitarla, a dargli forza, perché è quello che deve fare il vero tifoso. Lo sfogo di Fiorillo ci sta, perché purtroppo a Pescara sapete come si perde una partita, o come si fanno due partite così, diventano tutti brocchi, diventano, e sugli spalti soprattutto, non in curva, ma sugli spalti vengono tutti professori e allenatori, quello ci sta, però se lo sfogo viene da Fiorillo, che ha sposato questa maglia e questa città, vuol dire che poi tutte queste fesserie io in questi anni non le ho dette. Parlerà con la squadra nei prossimi giorni? No, abbiamo già fatto due chiacchiere dopo la partita, sicuramente adesso domani, domenica, quando si raduneranno, faremo due chiacchiere più approfondite. Grazie Presidente.